Sì, io volevo fare un breve ragionamento partendo dal ricordo di un documento che venne presentato qualche mese fa alla conferenza nazionale del PD sul lavoro, documento presentato da Ichino e compagnia, all'interno del quale, oltre una serie di cose terribili che hanno scritto, c'era un inciso breve ma molto pesante. Diceva Ichino: dobbiamo riconciliare il diritto con il mercato. Ed è un passaggio molto pesante, perché una frase di questo tipo significa solo una cosa, cioè che dobbiamo liquidare rapidamente tutto ciò che si è formato nel diritto, che in qualche modo contiene, si contrappone, oppone resistenza al mercato. Bene, questo nefasto augurio che era formulato in quel documento, nel giro di pochissimo tempo è diventata una realtà enorme e ha trovato una edizione straordinaria, perché attualmente, con le vicende che stiamo assistendo, siamo di fronte non solo ad una messa in discussione di quelli che sono i diritti specifici, abbiamo visto lo Statuto dei lavoratori ed altro, ma siamo di fronte ad una messa in discussione della sfera giuridica, dello spazio giuridico stesso, cioè del luogo dove il diritto si forma. E questa messa in discussione dello spazio giuridico è conseguita con degli strumenti ben precisi, cioè con l'introduzione del virus della derogabilità, per cui ogni diritto è derogabile. Non ci sono diritti indisponibili, tutto è derogabile, tutto può essere riportato, deve essere riportato dentro una dimensione contrattualistica, privatistica, parcellizzata. Non ci sono diritti della persona e diritti del lavoratore che esistono a prescindere. E viene conseguita anche con un altro strumento, cioè la garanzia che determinati potentati finanziari in primis, non sono sottoposti in questa fase a nessun tipo di normativa. Ora, dire che siamo di fronte ad una crisi, ad un declassamento della sfera giuridica, dello spazio giuridico, ed anzi ad un declassamento che è direttamente proporzionato al declassamento sul piano economico, cioè ad ogni declassamento del debito, ad ogni declassamento della credibilità economica di un paese, è corrisposto immediatamente il declassamento della sua sfera giuridica. Cioè il fatto che le decisioni vengono prese in altri luoghi e vengono imposte attraverso un diritto che non è più un diritto che si matura come diritto di mediazione sociale, dentro cui c'è lo spazio anche del diritto come conseguenza e prodotto del conflitto, ma un diritto di esecuzione, la giuridificazione di un comando che viene dalla BCE o da altri luoghi sovranazionali. Beh, questa crisi dello spazio giuridico, il declassamento dello spazio giuridico con cui oggi dobbiamo fare i conti, è un fatto di straordinaria importanza, perché trascina con sé temi enormi. Cioè è evidente che se viene messo in discussione lo spazio giuridico, lo spazio di formazione del diritto, è perché viene messo in discussione un meccanismo sulla sovranità. Questa messa in discussione corrisponde ad uno spostamento della sovranità a cui noi non abbiamo mai assistito in questa forma. Cioè la sovranità non è semplicemente in crisi, la sovranità viene spostata, viene allontanata e collocata in altri luoghi. E questo spostamento di sovranità è a tal punto di maturazione che addirittura rivendica in questo momento un processo di formalizzazione, cioè l'inserimento dentro le carte costituzionali del principio di pareggio di bilancio, la cosiddetta regola aurea, che è richiesto in tutto lo spazio europeo, cioè non è solo una vicenda italiana, non è una barzelletta italiana, è qualcosa che sta succedendo dentro lo spazio europeo. È un meccanismo ben preciso, cioè è la formalizzazione di un passaggio di sovranità, ed è per questo che noi rispetto a questo punto dobbiamo essere assolutamente rigidi, cioè noi dobbiamo batterci contro l'inserimento della regola aurea all'interno della Carta Costituzionale, in maniera molto chiara. E dentro la crisi della sfera giuridica, dentro lo spostamento di sovranità, alla condizione di cittadinanza si sostituisce la condizione di debitanza. Non c'è niente da fare, la condizione di debitanza, che non è semplicemente il fatto che qualcuno deve dare a qualcun altro qualcosa, cioè non è solo il debito, è una condizione sociale, economica, culturale, ideologica, politica, da cui non è possibile affrancarsi con nessun sacrificio,
Cioè questo è scontato, le lacrime e sangue che ci chiedono sono vuoti a perdere, non possiamo affrancarci dalla condizione di debitanza se non con un meccanismo molto semplice, cioè negare alla base l'esistenza di quella condizione, cioè negare alla base l'obbligo di dover pagare quel debito. Cioè su questo punto io credo che sia un altro elemento che esige una chiarezza, perché non c'è possibilità su questo di mediazione, è un meccanismo assolutamente chiaro che tra l'altro viene, oramai fa parte anche degli interventi degli economisti, insomma, quindi anche soggetti ben lontani da noi. Allora, se siamo di fronte a questo tipo di situazione, venendo al piano dell'alternativa e dello spazio pubblico per l'alternativa, cioè, ma se ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con questo tipo di processo, cioè un processo che sposta la sovranità, che chiude lo spazio giuridico, che sostituisce la condizione di cittadinanza di cui tanto ci hanno parlato, la condizione di debitanza simile alla schiavitù, cioè se questo è quello che abbiamo in ballo, un ragionamento sull'alternativa prima di tutto è un ragionamento, come dire, che si determina nelle cose, perché non c'è uno status quo, tutto è in movimento. Se noi non ragioniamo e non costruiamo un nostro ragionamento sull'alternativa, significa semplicemente trovarsi dentro un altro tipo di cambiamento che c'è contro, cioè non è un qualcosa che mettiamo dentro uno stato, una condizione ferma. Quindi innanzitutto è una necessità, e l'altra questione, credo che se siamo coscienti del processo che abbiamo di fronte, è chiaro che noi non possiamo non assumere il dato della complessità, come più volte è stato ribadito. Cioè come possiamo immaginare, ma veramente, se siamo intellettualmente onesti con noi stessi, come possiamo immaginare di essere in grado di contrapporre meccanismi reali a questi processi di spostamento di sovranità e di trasformazione generale se non riuscendo a mettere insieme la molteplicità delle possibilità che in questa fase ci vengono offerte, che le condizioni materiali in questo momento mettono in gioco. La crisi che abbiamo di fronte consegna un ragionamento sull'alternativa dei temi enormi. Io ne voglio elencare qualcuno, poi vado alla chiusura, giustamente mi richiamo, però ne voglio elencare qualcuno perché penso che sia importante capire la misura delle cose. Perché se noi diciamo che in questo momento c'è un allontanamento e un'espropriazione di sovranità, vuol dire ragionare sull'alternativa, vuol dire ragionare su come invece noi la sovranità ce la riappropriamo e la riavviciniamo, il che significa chiaramente non parlare di una sovranità come funzione dello Stato, ma di una sovranità nostra, che è una sovranità multipolare, tematizzata, che è la sovranità energetica, che è la sovranità idrica, che è la sovranità produttiva a geografia variabile, che è la sovranità che si determina nei territori, che è anche sovranità finanziaria, perché comunque noi il problema dell'espropriazione delle risorse in qualche momento, in qualche modo dobbiamo pure porlo. Il che non significa ragionare solo sul futuro possibile, significa oggi nel presente calare delle proposte, perché la tassazione sulle transazioni finanziarie, cioè meccanismi che da subito, come dicevo prima, l'opposizione alla costituzionalizzazione della regola aurea, cioè nel presente abbiamo già delle cose che possiamo praticare da subito e soprattutto la nostra capacità di definire il terreno in maniera chiara, forte, conflittuale, il terreno dei beni indisponibili. Cioè noi dobbiamo dire quali sono i beni e i diritti che a prescindere da qualsiasi debito, che a prescindere da qualsiasi crisi, non possono essere messi in discussione. E parlare di beni e diritti indisponibili significa anche fare un ragionamento sulle fonti giuridiche, cioè chi è che fa il diritto oggi? Prima giustamente la compagna diceva stiamo ragionando sui beni comuni, anche sulla forma giuridica. È giusto, noi dobbiamo oggi assumere questa complessità, dobbiamo assumere il fatto che noi dobbiamo costruire le nostre fonti giuridiche, difendiamo lo statuto dei lavoratori, ma costruiamo anche gli statuti su tante altre cose, facciamo un elemento di rivendicazione e di battaglia sociale, facciamo dell'elemento del referendum un elemento dell'esistenza forte, perché l'umiliazione del referendum che stiamo subendo non è solamente un dato della speculazione sull'acqua, è un dato politico. Si vuole negare il peso di quel passaggio, il peso di quella vicenda. E poi abbiamo il tema del reddito, che al di là di tutte le proposte che possiamo articolare specifiche,
parlando di reddito in termini generali, quindi reddito da lavoro dipendente, da lavoro indipendente, reddito di cittadinanza. Cioè il tema del reddito però deve diventare in questo momento un elemento di carattere generale che attiene alla redistribuzione delle ricchezze. Se facciamo un parallelismo storico, come dobbiamo attribuire al reddito lo stesso peso che ha avuto la battaglia per la redistribuzione delle terre quando c'era il latifondismo agrario? Cioè contro il latifondismo finanziario, forse non c'è una battaglia sul reddito come condizione generale. E poi l'ultimo nel tempo che chiaramente ho già consumato, il tema della cittadinanza che noi dobbiamo porre come tema materiale. Cioè che cavolo è la cittadinanza se non è la titolarità di diritti e beni disponibili? Cioè ci parlano continuamente di cittadinanza, ma oggi la cittadinanza non è più niente se non la ricostruiamo noi dal basso, dentro quel tipo di ragionamento che oggi tentiamo di fare sull'alternativa. Allora, e vado proprio alla conclusione, io credo che il passaggio su cui noi stiamo riflettendo sia un passaggio determinante, perché è un passaggio che c'è chiesto da queste condizioni storiche. Ma è anche un passaggio che noi possiamo mettere in campo se abbiamo l'intelligenza, la sensibilità di capire che la situazione è complessa, che per vincere dentro la complessità dobbiamo mettere in relazione tutte quelle che io chiamo le utilità che questo processo di decomposizione dell'assetto istituzionale, giuridico, comunque in qualche maniera libera. Noi dobbiamo essere liberi da tabù e da pregiudizi. Tutto ciò che è utile oggi per ricostruire un meccanismo di sovranità dal basso, per ricostruire la nostra capacità di fare diritto dal basso, in sostanza per costruire un processo reale di liberazione, per affrancarci veramente dalla situazione di debitanza, tutto ciò che è utile, noi dobbiamo metterlo in relazione. E la relazione tra utilità non è una relazione identitaria, non funziona così, ma forse non ha mai funzionato così nella storia. I grandi processi rivoluzionari non sono stati meccanismi lineari, coerenti, dove tutti erano uguali agli altri. Sono stati grandi processi di messa in relazioni di utilità, forti, che nei processi poi si convincono ancora di più di come sia possibile praticare una prospettiva. Io credo che è con questa intelligenza che possiamo affrontare la discussione oggi e soprattutto portare, no, il nostro contributo al passaggio del 15 ottobre, che da questo punto di vista può essere un volano eccezionale sappiamo costruirlo nella direzione di cui si parlava anche negli interventi precedenti. Allora, due cose. La prima è, visto che siamo dando la possibilità di seguire l'assemblea su Global Project,